Buongiorno, bentrovati un po' in ritardo, ma ci avviciniamo alla prima di campionato, l'esordio per l'Inter contro la Fiorentina, subito un banco di prova importante sabato sera, l'arrivo di Vidal, le considerazioni sul cileno, tattiche e non solo, il mercato che non è per niente chiuso, un mercato da 10 a costo zero come il titolo del nostro video. Complimenti a Marotta, Ausilio e nonostante le ristrettezze per quello che sono riusciti a fare e che ancora faranno, perché ci possono essere sorprese in arrivo, mi raccomando, state sintonizzati, non è finito tutto qui. Il problema è sempre quello: in uscita si fa una fatica bestiale e ancora adesso, a meno di 2 settimane alla fine del mercato, è uscito praticamente solo un Diego Godin che ha rescisso con l'Auta. Buona uscita pagata dall'Inter, poi naturalmente la lettura dei giornali. Questo è il menù ricco di oggi, come sempre: maglia zigzag, lo stemma e poi maglia di Lukaku là, sempre appesa. Vedremo se ci saranno delle novità per la nuova stagione. Qualcuno ha criticato l'occhiale scaramantico, ha detto che ci ha fatto arrivare secondi di non usarlo più. Chiedo a voi il commento, che cosa ne pensate. Naturalmente si scherza, bene vedere un Vidal con tutta quella voglia che, nonostante la sveglia molto presto alle 7:58, era già al CONI per le visite di idoneità, è andato addirittura poi a fare un salto ad Appiano Gentile non previsto per la voglia di riabbracciare Conte, di salutare vecchi amici come Asamoah, con cui ha giocato ai tempi della Juventus, e i nuovi compagni che ha avuto da avversari anche nell'ultima stagione nel girone di Champions, e il suo naturalmente compagno di nazionale Alexis Sanchez, con cui ha vinto le Coppa Americhe ed è pronto per sabato. Vuole giocare, vuole inserirsi subito con il numero 22 che prenderà, visto che il suo 23 ce l'ha un certo Barella, e la questione è soprattutto adesso tattica, perché con il suo pupillo Conte, a cui non rinuncerà mai praticamente se non per motivi diciamo esterni, il centrocampo dell'Inter sarà bene o male formato da lui, Barella, e un terzo che può cambiare, o Brozovic o Kanté. Ci vuole uno che sappia far girare la palla e che copra le spalle a Vidal, centrocampo che potrebbe essere a tre o addirittura con un Vidal in versione trequartista. Naturalmente la questione poi riguarda soprattutto Eriksen, perché con l'arrivo di Vidal i minuti e le possibilità di giocare per me ancora diminuiscono ulteriormente rispetto alla passata stagione, e sarebbe il caso per me a questo punto di trovare un'altra sistemazione. Nonostante sia il giocatore di più qualità, nonostante l'ultima e molto positiva prova contro il Pisa, mi sembra che si vada a un suo utilizzo ancora inferiore rispetto a quello dell'ultima stagione con l'arrivo di Vidal. Se arrivasse anche Kanté non ne parliamo, posto poi che c'è ancora da chiarire se Nainggolan rimarrà o meno in nerazzurro. Io lo terrei sempre nella mia squadra. La direttiva che arriva dalla proprietà è: basta regali, non più prestiti con diritto di riscatto, solo obbligo di riscatto, vendite a titolo definitivo, e questa è l'indicazione. L'Inter non può più permettersi di fare regali a nessuno, neanche comunque al Cagliari, che ha permesso di liberarsi dello stipendio pesante di Diego Godin, che ieri ha fatto le visite mediche in quel di Cagliari. Un Nainggolan su cui il Cagliari continua a insistere, si parla di una possibilità di spalmare il suo ingaggio da 4 milioni e mezzo ancora per 2 stagioni con un quadriennale, e l'Inter potrebbe mettere l'obbligo di riscatto l'anno prossimo, quando il suo valore scenderebbe a circa 9-10 milioni con l'ammortamento di quest'anno. Questa potrebbe essere la soluzione. Di Francesco ha fatto capire che il Cagliari ci proverà ancora e fino alla fine. L'Inter non fa regali, è quello che ha chiarito anche
alle tante pretendenti che si sono palesate per João Mário, per lo stesso portoghese vuole una vendita a titolo definitivo, nessun diritto di riscatto, e dunque tra Valencia, Benfica, anche Sporting Lisbona, West Ham, che rivorrebbe anche João Mário in Inghilterra. Vedremo chi sarà la società più interessata e con l'offerta migliore. Si muove qualcosa in uscita, ma si tratta per il momento solo dei prestiti dei giovani. C'è l'ok di Sebastiano Esposito ad andare alla SPAL in Serie B, ma con il fratello, e dunque potrebbe aggregarsi anche il suo grande amico Pirola, che potrebbe così fare un'esperienza importante in Serie B per crescere ulteriormente, come ha già fatto capire di essere in procinto di fare, come è stato positivo nella partita contro, nell'ultima amichevole contro il Pisa. Bei movimenti, anche belle uscite, palla al piede dalla difesa, e una, diciamo, Serie B potrebbe permettergli di migliorare ancora ulteriormente e crescere. Candreva ha preso ancora tempo, c'è il pressing di Ferrero e della Sampdoria, che gli offrono un contratto, un triennale da 1,5 milioni a stagione, contro appunto per permettergli anche di guadagnare di più. Si dice che Candreva aspetti la Fiorentina, che potrebbe ancora cedere alla Juventus Federico Chiesa se riuscisse la Juventus a vendere in Inghilterra Douglas Costa, una Juventus che ha dribblato tutti e tutto. Alla fine, come aveva previsto il procuratore Branchini, vi ricordate un'intervista di qualche settimana fa che aveva pronosticato il ritorno di Morata a Torino, alla fine la Juve ha preso Morata, per me un bene rispetto a un Dzeko con cui sarebbe stata ancora più forte, e soprattutto anche fisicamente. Morata poi sarà un acquisto molto oneroso per le casse bianconere, e vedremo se adesso anche lì si riuscirà a lavorare in uscita, cosa che per il momento non si è riusciti a fare. Salcedo invece tornerà al Verona, come è stato deciso all'incontro di ieri in sede di Via della Liberazione. Agumè allo Spezia, soluzioni che comunque alleggeriranno un po' la rosa dal punto di vista numerico. E attenzione a questo punto anche alla variabile Dzeko, con Conte che potrebbe tornare alla carica per avere in rosa anche l'altra sua grande richiesta della passata stagione. È difficile che rimanga a Roma nonostante questo stop alla trattativa con la Juventus. Era già pronto alle visite mediche, aveva già parlato con Pirlo, il bosniaco. Poi il dietrofront, il diciamo contropiede della Juventus, che si è assicurata Morata, con Suarez che sta trattando con l'Atletico Madrid, con però il presidente Bartomeu che all'ultimo ha cambiato tutte le carte in tavola e non vorrebbe concedere gratuitamente a una rivale il pistolero. E anche qui situazione da monitorare. Dicevamo di Candreva, che sarà fondamentale poi per permettere la sua cessione all'Inter, di definire l'arrivo anche di Darmian, altro arrivo a costi low cost, a costi limitati, mercato a costo zero, con gli arrivi a zero, ricordiamo, sia di Sanchez che di Vidal, grazie anche all'opera del loro agente Felicevic, che è riuscito a trovare le soluzioni migliori per far rientrare in nerazzurro questi giocatori così importanti. E aspettiamo adesso di capire in uscita se si muoverà qualcosa di concreto e di pesante. Soprattutto, dicevamo ieri, il Monaco, che non ha perso le speranze per arrivare a Brozovic ed è pronto a un prestito oneroso con riscatto per avvicinarsi a quota 40 milioni. Qualcuno mi ha detto che è molto troppo poco, però post lockdown e con la crisi da pandemia direi che comunque permetterebbe all'Inter una plusvalenza importantissima, e anche darebbe alle casse nerazzurre la possibilità poi di andare dal Chelsea per provare l'accoppiata Emerson Palmieri-Kanté. Più difficile
Marcos Alonso, che è stato sempre schierato titolare da Lampard e per questo, nonostante sarebbe preferito all'oriundo brasiliano, direi che sarà questo il tentativo, cercare di avere il prestito di Emerson Palmieri un po' sulla falsa riga di quanto è riuscito a fare l'anno scorso con Moses, che qualcuno mi chiede non è stato riscattato ed è rientrato al Chelsea perché sulla destra adesso l'Inter ha un'abbondanza aspettando la cessione di Candreva. Però c'è Hakimi che può giocare in quella zona del campo, Young, D'Ambrosio, lo stesso Darmian, molto duttile, può giocare sia a destra che a sinistra, che nei tre dietro. E per l'esordio con la Fiorentina, se dovesse rimanere Ranocchia, come sembra, dopo che ha declinato l'offerta del Genoa, dovrebbe esserci proprio Ranocchia al centro della difesa al posto dello squalificato De Vrij. In quella posizione Conte potrà testare anche Bastoni, come ha fatto con il Pisa, e anche Kolarov, che potrebbe essere un playmaker col piede molto educato per gestire, diciamo, tutta la retroguardia, una soluzione a cui si sta pensando in caso di bisogno. Quindi un Inter che ha talmente tante soluzioni con questi giocatori intercambiabili e molto duttili che fa sorridere, come dicevamo anche, come abbiamo fatto vedere la copertina nel nostro video realizzata da Mattia, che dopo una pausa estiva abbastanza lunga è tornato, e gli facciamo il bentornato a collaborare con noi. Spero che vi piacciono le sue copertine. Dicevamo un Inter che si prepara all'esordio con la Fiorentina, con De Vrij insieme a Skriniar e Bastoni davanti ad Handanovic, poi Hakimi e Young sugli esterni, Vidal, Barella e Brozovic, punto di domanda in ballottaggio con Gagliardini, che comunque ancora rimasto in rosa, rimane l'unico giocatore un po' fisico da mettere lì anche con centimetri in mezzo al campo. E poi Lautaro e Lukaku, un Lautaro che si prepara a questo esordio dal campionato dopo 7 gol in 3 partite nelle 3 amichevoli, chiaramente molto facili, però è un bel biglietto da visita per far capire anche di avere la voglia giusta, la testa giusta dopo tutto quello che è successo, mentre proprio in questo momento è arrivato Morata al J Medical per le visite mediche, a dimostrazione della chiusura dell'affare, mentre facciamo gli auguri anche a Ronaldo Luis Nazario da Lima per i suoi 44 anni. Un amico che naturalmente salutiamo per tutto quello che abbiamo condiviso quando era all'Inter. Questo per fare un punto della situazione e trasferirci adesso sull'homepage di Sport Mediaset e cominciare la nostra rassegna stampa. Proprio in homepage la foto di Alvaro Morata appena arrivato al J Medical per le visite mediche. Poi Napoli, Milik, ora braccio di ferro. Dzeko deve riconquistare la Roma, ma come vi dicevo prima, il rapporto con Fonseca è ormai compromesso e molto difficilmente sarà possibile una permanenza di Dzeko. Per questo vi dico attenzione, che potrebbe ritornare molto d'attualità con Conte, che sicuramente non mollerà la presa per quello che era il suo preferito fin dai tempi del Chelsea e che ha inseguito un po' a lungo come con Lukaku, e la sua idea era proprio di schierare due colossi come loro due o di averli intercambiabili. Ultima notizia che possiamo leggere su Sport Mediaset: Pagliaccio ad Alpino, 8.000 di euro di multa al presidente Zhang per il suo post, ve lo ricorderete. Giochi con il calendario, metti sempre la salute pubblica al secondo posto, sei forse il più grande oscuro pagliaccio che abbia mai visto. Sì, sto parlando a te, al nostro presidente di Lega Paolo D'Alpino, vergognati. Lo scorso 3 marzo, nei primi giorni della crisi pandemica, il presidente dell'Inter Steven Zhang si era espresso così sul proprio profilo Instagram nei confronti del numero uno della Lega per stigmatizzarne il comportamento di fronte al moltiplicarsi dei casi di positività al Covid-19, che da lì a pochi giorni avrebbe portato poi alla sospensione del campionato, al lockdown in tutta Italia, frasi che avevano portato all'apertura di un procedimento da parte della Procura federale, la FIGC, nei confronti del presidente nerazzurro, procedimento che si è concluso
con un patteggiamento da parte di Steven Zhang col pagamento di una multa di 8.000 euro, ammenda invece di 5.000 euro per l'Inter. No comment, anche perché poi quello che è successo purtroppo ha dato stra ragione a Steven Zhang, che appunto spingeva per chiudere tutto e non giocare, vista la situazione e anche la grande sensibilità, la sua grande sensibilità per tutto quello che stava accadendo, avendolo già comunque provato in Cina. Questo quanto su Sport Mediaset. Adesso andiamo a aprire i giornali, Gazzetta dello Sport in copertina, un Ibra determinante che con una doppietta regala il successo al Milan contro il Bologna, prima positiva per i rossoneri che confermano comunque la loro crescita, attenzione, quindi potrebbe esserci anche il Milan nella corsa per le posizioni più importanti in questa stagione. Poi il 9 di Pirlo è Morata secondo, ciao Dzeko, torna lo spagnolo in prestito per 10 milioni all'anno. Poi carica Vidal, blitz a sorpresa la Pinetina, corre ad abbracciare Conte con il pasticcio della Roma che rischia lo 0-3 a tavolino con il Verona per aver schierato Diawara nella lista degli under 22 quando ha 23 anni. È sempre il Milan di Ibra in apertura, il successo dei rossoneri, una partenza da ventenne, la definisce così la Gazzetta. Poi Morata secondo, la Juve dribbla Roma e Napoli, riprende Alvaro, leasing, costa 10 milioni all'anno, Paratici ci abbandona Dzeko e chiude con lo spagnolo dell'Atletico Madrid dopo aver provato anche per Cavani, il prestito può durare 2 anni, diritto di riscatto iniziale a 45 milioni. Poi Suarez all'accordo con Simeone, ma manca il via libera del Barcellona. Questa la svolta in casa Juventus con Morata, che darà più profondità, più velocità all'attacco, molto amico di Cristiano Ronaldo, anche le rispettive compagne. Niente Roma-Juventus, amico anche di Pirlo, ex compagno di squadra, quindi questo ha contato per questa svolta bianconera. Niente Roma-Juventus, Milik e Dzeko, che fate? Il polacco si impunta con il Napoli, non rinuncia agli ultimi 2 stipendi, Fonseca deve rimotivare il bosniaco dopo il mancato trasferimento, parametri zero, il rischio per ADL, perdere il centravanti senza indennizzo. Abbraccia Conte, firma il biennale, Arturo il milanese già pronto a cambiare l'Inter, il cileno ha fatto i test medici, ha visitato il Duomo, la Pinetina, il primo faccia a faccia con Antonio Da Lui, il tecnico vuole gol, carisma e tanta fame, avrà il numero 22, il contratto può allungarsi di un anno. Questa la sorpresa che vi spieghiamo, in teoria doveva essere un biennale con opzione per il terzo anno, alla fine si tratta di un triennale per usufruire dei benefici del decreto crescita e c'è stata però inserita una clausola con la possibilità di interrompere il contratto dopo 2 anni. Questa la novità dal punto di vista contrattuale per avere tutti i benefici del decreto crescita. La voglia di riabbracciarsi è stata più forte della stanchezza, il desiderio di non perdere nemmeno un minuto nella nuova avventura nerazzurra ha spinto Vidal a un piccolo fuori programma, un pit stop che ha portato sorrisi in tutto l'ambiente nerazzurro. Un'altra cosa che vi volevo far notare è tutti i messaggi mai visti di tutti i giocatori del Barcellona, da Messi a Suarez a Umtiti e ai giovani, tutti hanno salutato un Vidal che ha giocato molto poco a Barcellona, ma è stato determinante, come si vede dall'affetto dei compagni nello spogliatoio, e questa potrebbe essere una carica ulteriore che si porta dietro il cileno per far crescere ancora di più la squadra nerazzurra, non solo in campo ma anche come gruppo. Vidal, appena conclusa la seconda parte di visite mediche all'Humanitas, invece di rientrare in hotel per mangiare e riposarsi, ha chiesto di raggiungere subito da Dappiano per un saluto veloce la squadra. Aveva appena finito la seduta di allenamento, l'arrivo di Arturo lascia stupiti ma anche felici i nuovi colleghi, Alexis Sanchez, compagno di lotte e successi cileni, gli fa da cicerone, ma poi resta defilato quando arriva il grande momento. Arturo incrocia finalmente Antonio Conte e lo abbraccia, il grande regista dell'operazione, l'uomo che ha voluto con tutto se stesso questo secondo matrimonio. Il sergente era felice come i bambini che scartano i regali a Natale, ora che si può tornare a fare la battaglia su tutti i campi col guerriero prediletto. L'Inter con Vidal acquista dinamismo e gol,
d'utilità e fame, personalità e abitudine alla vittoria non sarà abbastanza da rendere i nerazzurri favoriti per lo scudetto, ma il salto triplo è comunque evidente e sottolineiamo il nostro titolo. Mercato a costo zero, a zero Sanchez e Vidal, 1 milione per Kolarov e poi arriverà anche Darmian per 2,5 milioni, questo nonostante la crisi e con l'arrivo poi l'unico oneroso al momento di Hakimi, che vedrete che differenza che potrà fare su quella fascia, come abbiamo visto con il Pisa, con il Lugano, ma state sicuri che anche con la Fiorentina si vedranno le sue accelerazioni, le sue frequenze, la sua velocità da 36 km/h. L'ora X è arrivata poco dopo le 19 con Arturo, che ha firmato il suo nuovo contratto con Zhang dopo essersi presentato all'aeroporto con felpone bianco da re per aver fatto le visite con maglietta nera e jeans corto davanti al presidente Re Artù. Si è presentato molto elegante con un vestito blu, camicia e cravatta, impeccabile come l'Inter. Si aspetta che sia in campo e fuori. Oggi sarà ufficializzato possibile maglia numero 22, ma già la prima giornata milanese di Vidal è stata lunghissima. Arriva al CONI alle 7.58 per l'idoneità sportiva, una breve pausa davanti ai cronisti, pollici in su e occhi che lasciavano trasparire felicità, un po' di emozione, rimasti in parte coperti dalla mascherina. Dopo l'Humanitas, la gita da piano e riposo nell'hotel in zona San Siro, Arturo si è presentato alle 18 in sede per le ultime formalità e suggellare questo nuovo matrimonio con la firma sul contratto biennale. Ma il rapporto può allungarsi di un anno, invece vi ho spiegato la particolarità con il contratto che sarà di 3 anni e per permettere appunto di usufruire dei benefici del decreto crescita. L'accordo tra l'Inter e il giocatore c'era da tempo, ma Marotta e Ausilio hanno potuto accelerare dopo il sì di Godin al Cagliari per le uscite. Ieri è stata una giornata molto intensa, Inter e Samp hanno l'accordo su il trasferimento di Candreva, manca il sì del giocatore Esposito, vicissimo al prestito alla SPAL, così come Salcedo tornerà a Verona. Sistemate tutte queste pedine, l'Inter potrà ufficializzare Darmian. In ogni caso, oggi alla Pinetina sarà l'alba di un giorno nuovo. Dalle acque emergerà una creatura diversa, perché inizia ad allenarsi un giocatore diverso, perfettibile come tutti, ma che ha stregato Conte sin dal primo incrocio 80 anni fa. Vidal riversa nell'allenamento un'energia contagiosa e migliora ciò che ha intorno, come vi avevo anche spiegato prima. Contamina la squadra e la cambia dalle fondamenta. Per l'allenatore Arturo farà aumentare le marce di tutta la vettura, e se la sua prima Inter a volte dava l'idea di difettare in personalità, col cileno questo rischio non si corre mai. Vidal non trema, lo dice la storia, spesso anche i tabellini, così come anche Kolarov. Non è un caso che la squadra spagnola cui abbia segnato di più sia il grande Real, 3 reti in 7 gare in generale. Dunque arriva un giocatore capace di far crescere la sua squadra. In generale, tra le vittime preferite nazione per nazione ci sono sempre squadre di rango. In Italia ha colpito 9 volte le romane, 3 la sua Inter. Che sia un centrocampista che timbra quanto o più di una punta è cosa nota, lo si era visto in Italia, se ne sono accorti in Baviera e poi in Catalogna, proprio a Barcellona dopo gli extraterrestri Messi e Suarez. È proprio Vidal il giocatore con più gol in Liga negli ultimi 2 anni, riannodando la memoria del triennio bianconero in mano a Conte. Resta la vertigine dei 40 gol totali, oggi il suo mentore si accontenterebbe di molto meno, basta solo aumentare la produzione offensiva del centrocampo. Lo scorso anno il cileno ha segnato 8 reti in campionato, il doppio dei suoi futuri compagni di reparto Gagliardini. Il più prolifico si è fermato a quota 4, l'enigmatico Eriksen sotto Sensi, Brozovic e l'enigmatico Eriksen. In più Conte pensa a un reparto mobile, a una creatura cangiante col cileno come Jolly, può fungere da trequartista saltatore partendo da dietro le punte, oppure arretrare qualche metro e posizionarsi comodamente centrale, una mediana a 2 o da mezzala in 1-3, in attesa delle geometrie in campo. Nel giorno 1 della sua vita nell'azzurro ha già capito 2 cose: gli piace Milano, gli piace l'Inter. E poi l'intervista a Claudio Borghi, ex CT della Nazionale, che ha fatto esordire con la maglia del Colo Colo Vidal. In Europa è cambiato, è migliorato con Pirlo, nelle giovanili lo tradiva il carattere troppo emotivo e irruento, arrivò al campo in elicottero, mi arrabbiai, volevo restasse più umile. Questa dunque la Gazzetta per quanto riguarda le ultime notizie. Ci trasferiamo al Corriere dello Sport. In prima pagina la vittoria del Milan,
la svolta Morata e poi la carica di Vidal. Vidal subito da Conte, sabato vuole giocare, visite ok, contratto fino al 2022, show di Ibra al Milan corre, poi Pirlo ai Morata, mossa Juve, arriva lo spagnolo dall'Atletico e Dzeko resta alla Roma, rovesciata Juve, Morata 55 milioni tra prestito, opzione di rinnovo e diritto di riscatto, una spalla ideale per Cristiano con Kulusevski e Dybala a sostegno, questa è l'ipotesi del Corriere dello Sport. E poi andiamo alle pagine dedicate all'Inter, dedicate naturalmente a Arturo Vidal, abbraccia l'Inter subito, oggi sarà la Pinettina per i primi allenamenti, subito un doppio allenamento, iniziare forte, assicura di essere in forma e pronto per la Fiorentina, con lui anche si è portato il suo preparatore atletico personale, quello che postava tutti i video su Instagram per intenderci. L'Inter con Vidal per il Core Sport sarà da 3-4-1-2 con Vidal dietro le punte, Brozovic e Barella alle sue spalle, a meno che non ci saranno novità di mercato. Arturo Vidal oggi sarà la Pinettina per i primi due allenamenti con i nuovi compagni, ma ieri aveva talmente tanta voglia di Inter che dopo aver sostenuto le visite mediche al CONI e poi all'Umanita si è recato da piano per un saluto a Conte ai Nerazzurri. Si è trattato di una vera e propria toccata e fuga possibile, perché il cileno era appena arrivato da Barcellona con l'esito negativo del tampone, è stato questo esame a permettere di poter abbracciare il tecnico con cui ha vinto tanto la Juve, che si è speso parecchio per averlo a Milano. Tra i compagni in realtà ha parlato a lungo con Sanchez, ma pure con Asamoah. A Conte e allo staff dei preparatori atletici ha assicurato di essersi tenuto in allenamento anche se a corto di amichevoli, vuole esserci contro la Fiorentina sabato per l'esordio in campionato a San Siro e sarà accontentato se giocherà. Dall'inizio lo vedremo, ma di certo la voglia non gli manca, lo hanno capito anche i dirigenti che nel pomeriggio lo hanno accolto nella sede di Via della Liberazione. Non è da escludere magari anche un test giovedì per fargli assaggiare un po' anche una mini amichevole per prepararsi. Numero 22 è annuncio, grandi saluti al Barça e poi l'Inter che ha chiuso anche l'acquisto dell'attaccante Oliver Jürgens dal Verona, estone classe 2003, da gennaio ha giocato nella Roma, arriva a titolo definitivo, quindi un Inter che si rafforza anche nelle giovanili. Al via c'è un Lautaro scatenato, sabato contro la Fiorentina vuole il gol che non ha mai segnato ai Viola, 7 gol in 3 partite, basta e avanza per scaldare il motore, un precampionato da bomber vero. Lautaro Martinez vuole ricominciare pieno di buone intenzioni a un mese esatto dal suo compleanno, che ha seguito di un giorno la finale di Europa League persa a Colonia col Siviglia, il trambusto attorno alla possibile cessione del Toro al Barcellona, che prima sembrava come la polvere da mettere sotto il tappeto, ora appare un ricordo annacquato. I catalani sono sprovvisti di risorse da poter impiegare sul mercato per accontentare l'Inter, ma non si sa mai, Messi vorrebbe con sé il connazionale, però la trattativa elaborata da imbastire con la questione del rinnovo di Lautaro sull'altro versante, se ne parlerà dopo il 5 ottobre a mercato chiuso, e Lautaro che può ottenere un aumento dell'ingaggio a 5 milioni, mentre il suo entourage ne chiede 7, sta presentandosi carico quanto basta, lo star del campionato, forte di un exploit che magari in amichevoli lascia il tempo che trova, ma che dopo aver segnato con regolarità nei test con Lugano, Carrarese e Pisa, rende bene l'idea di suo essersi calato come si deve nella nuova stagione, come vi dicevo prima, sotto il segno del gol, quello che contro la Fiorentina in 2 anni i nerazzurri non ha mai trovato. Allora perché non cominciare distruggendo il tabù viola? Affermato e affamato, le luci di San Siro si accenderanno anche su Lautaro tra 4 giorni per un debutto da non steccare, dopo che l'argentino ha dimostrato che la concentrazione è ai massimi livelli. Al suo terzo anno con l'Inter, Lautaro Martinez arriva dai 21 gol della scorsa stagione che lo hanno reso la spalla perfetta di Lukaku, tanto così da un trionfo europeo, giustificando quella clausola da 111 milioni, anche in questo una sorta di eredità raccolta da Icardi. E allora il decollo, una nuova Inter deve essere all'altezza, si procede quindi a grandi passi verso il debutto in campionato, sabato sarà la Fiorentina a battezzare quest'Inter riveduta e corretta, assente per squalifica De Vrij, così al centro della difesa dovrebbe trovare spazio Ranocchia, in quella retroguardia che proprio dallo 0-0 con i Viola dello scorso 22 luglio inaugurava un ciclo di 5 partite consecutive tra campionato Europa League senza prendere gol. Ieri intanto la squadra si è allenata al mattino, assente solo Vessino che ne avrà ancora per un mese e mezzo, oggi doppia seduta, giro di tamponi per l'Inter, tutti negativi i tesserati. E trasferiamoci adesso per un punto veloce di mercato sul Corriere della Sera, che come al solito regala un trafiletto, un articolo proprio all'Inter e alla sua situazione, con il Cagliari che non molla la presa e confida ancora nell'arrivo
di Nainggolan. Andiamo a leggere proprio sulle pagine del quotidiano milanese, che parla poi del contropiede di Juventus che sceglie Morata e molla la furia Dzeko, Milik in stand-by. L'Inter pensa al bosniaco, come vi ho accennato, che non vuole più la Roma, e attenzione a quello che potrebbe succedere, anche sorprese dietro l'angolo. L'obiettivo in Nainggolan, serve l'obbligo di riscatto. Il Cagliari si assicura Godin ma non molla la pista che conduce a Raja Nainggolan. Il difensore uruguaiano si è sottoposto ieri alle visite a Villa Stuart a Roma, ora è pronto per firmare un triennale con i sardi. La squadra di Giulini continua ad aspettare Nainggolan. I nerazzurri non intendono più privarsi del centrocampista in prestito, oppure puntano a ottenere l'obbligo di riscatto. L'altro nodo è legato all'ingaggio di Nainggolan, che percepisce 4 milioni e mezzo. Il Cagliari proverà a spalmare le 2 stagioni di contratto con i nerazzurri in un quadriennale. E poi vi dà il fatto, ora Darmian, Candreva, la Samp tratta, il tormentone dell'estate si è concluso. Arturo Vidal è un giocatore dell'Inter, dopo le visite mediche la firma su un contratto biennale con opzione per la terza stagione, con ingaggio da 6 milioni più bonus. Al Barcellona un indennizzo di 1 milione, che vi abbiamo detto non esserci, solo bonus. Ha già parlato con Conte, avrà la maglia numero 22, il prossimo giocatore ad arrivare sarà Darmian, ma prima occorre l'uscita di Candreva, per la quale tratta Ferrero già a Milano. L'opera di sfoltimento della rosa prosegue, la spalla interessata al prestito di Esposito, c'è l'ok dell'Inter, non quello dell'attaccante, che però è arrivato in serata. E poi il Verona insiste per il ritorno di Salcedo. Concludiamo la nostra lettura dei giornali con Tutto Sport. Innamorata è il titolo di Tutto Sport, come sempre a tinte bianconere. Juve di nuovo innamorata, clamoroso colpo di scena, e poi Ibra fa boom boom. Andiamo all'interno con questo ribaltone, il dribbling di Paratici, il 9 Morata, il bomb risulta, ritorno di felicità, delusione Dzeko, era già della Juve, aveva parlato con Pirlo e fissato le visite di domani, mentre adesso dovrà affrontare la Roma nella prossima giornata con, sperando, la rabbia giusta e necessaria. E poi all'interno si parla anche di Inter, chiesti 20 milioni all'Inter per Izzo, ma Ausilio dice no, potrebbe essere lui la soluzione in caso di una partenza verso Parigi di Skriniar. Così Marotta ha accontentato Zang e Conte, Inter ecco il tuo guerriero, Conte ritrova il suo Arturo, e visite mediche alle 8, poi una puntata da piano e finalmente la firma del contratto per 3 e non 2 anni. Poi manca poco per vedere Darmian, ieri vertice tra Pastorello e Ferrero per sbloccare Candreva alla Sampdoria, e poi si vedrà che cosa accadrà per i vari Asamoah, possibile rescissione d'Albert e João Mario, per entrambi si cercano soluzioni all'estero. Ranocchia, che ha nicchiato di fronte all'offerta del Genoa, potrebbe rimanere, mentre Vecino, che è ancora infortunato e ne avrà ancora 1 mese e mezzo, potrebbe cambiare aria a gennaio. Per Kanté serve una cessione importante, anche per Emerson, Palmieri o Alonso, crescita di Perisic permettendo. Skriniar non parte a meno che il Paris Saint-Germain non paghi 50 milioni, poi trasformista Kolarov, laterale Mancino, centrale sinistra libero se serve, rebus mediana, Barella sicuro, Eriksen a rischio. Mi raccomando, seguite sempre il canale.